Ciao ragazzi, benvenuti in quest'altra nuovissima puntata di Robocraft. Quest'oggi costruiremo un altro tipo di cecchino, quello più schifo, quello più... che ho sempre odiato, cioè quello che rimane sospeso in aria. E cecchino, basta. Adesso vi farò vedere come si può costruire. Allora, prima cosa ci alziamo un po' e usiamo i blocchi di elio. Mettiamo 1, 2, 3, 4... poi altri 3, 1, 2 e 3, così. Poi ci prendiamo la nostra postazione dopo i 3, lo posizioniamo qui, giusto? Serve per equilibrare il tutto. E siamo già tier 2. Adesso ci andiamo a posizionare la nostra arma da cecchino. Direi di posizionarla giusto al centro. E siamo tier 4. Cosa ci serve più? Cosa ci serve più? Allora... potrebbe andare bene anche così. Però così rimarremo sospesi in aria, in balia del vento e delle intemperie. Ma noi non, questo non lo vogliamo. Quindi prendiamo questi bei due reattori e ce li posizioniamo qui, in modo che possiamo andare in avanti. E dietro ci andiamo a posizionare delle ali. E in effetti andrebbero bene, molto bene. Forse anche meglio le ali piccoline, però al momento non ce l'ho, che l'ho postato su quell'altro robot e non voglia di smontarlo. Va bene anche così, due ali che servono giusto per ruotare queste ali. Quindi facciamo giusto una prova così e vediamo un po' come va. Perché mettendo le ali dietro l'equilibrio non è dei migliori. Infatti adesso andrà verso... si alzerà, esatto così. Però vedete, noi ci possiamo muovere in questo modo mettendo le ali. Se ci spingiamo in avanti salirà molto prima. E possiamo cecchinare tranquillamente così. Questo è il nostro scopo, però dobbiamo equilibrarlo un po'. Quindi c'è del peso dietro. Diamoci dell'altro elio dietro. Tanto siamo a metà tier 4. Al massimo possiamo diventare al massimo di tier 4. Facciamo 2 e 3 così. E cosa importante, e non meno importante, ci dobbiamo posizionare il radar. Ci dobbiamo posizionare l'antiradar. Quasi quasi io lo posizionerei. Niente da fare, lo dobbiamo posizionare qui. E visto che ci siamo, farei una cosa del genere. Metterei uno avanti e uno dietro, così siamo al massimo di tier 4 e bilanciamo il peso. Così dovrebbe andare. Vediamo un po'. Niente da fare, ancora del peso dietro. Un'altra cosa molto fondamentale è quello di farlo più piccolo possibile. Noi così l'abbiamo allungato troppo, quindi è molto facile da colpire. Come fare? Andare con l'elio verso l'alto. Vediamo un po' come va. Cacchio, l'ho mancato. E anche questo l'ho mancato. Va bene, non ci interessa. Allora, possiamo riformare il tutto. Vediamo un po' come. Allora, scusa. Questo pure lo togliamo. Facciamo qualcosa così. Poi questo lo togliamo. Questo lo mettiamo così. Le ali, no, questo vediamo anche questo, poi vediamo dove posizionarci. Quasi quasi io le ali le metterei proprio al centro, in modo che
non ci destabilizzano. Allora, quindi rifacciamo il tutto, facciamo una cosa così, così, e siamo tier 3. Poi gli mettiamo il nostro bel cannone da cecchino giusto sempre al centro e cosa importante, ci dobbiamo posizionare questi qua. Però se li mettiamo qui, quando andiamo noi a sparare in avanti, sicuramente girerà su se stesso. Questo è poco, ma è sicuro. Però voglio testare, voglio testare. Ah, non ci dimentichiamo. E il radar. L'antiradar. Vediamo così come va. Sempre un po' verso in avanti, quindi se tolgo un blocco lo posiziono dietro di Elio, parliamo chiaro di Elio. No, allora i cosi vanno bene, vanno senz'altro bene. Quello che gira al contrario, vabbè, non ci interessa. Facciamo così per girare verso sinistra, verso destra. Vediamo come spara. Cacchio, forse sono io che non sono in grado di sparare. Dobbiamo girare al contrario, abbiamo detto. Anche perché abbiamo messo le ali al contrario, però, eh. Più di questo non sale. Allora, ci giriamo. Vediamo. Che diamine, no, mi sa che sono proprio una schiappa. O forse perché è inclinato. Sono le cose. Allora, questo ce lo prendiamo, lo togliamo, lo mettiamo qui. Un altro blocco di questo lo posizioniamo qua dietro. Questo qui abbiamo detto che lo vogliamo mettere al contrario. Così. Vediamo un po' così come va. Anche se adesso abbiamo messo solo un cannone da cecchino. Solo uno e non due come prima. Dovremmo modo per mettere, ecco, così è diritto in avanti, ci va girare, no vabbè, girare proprio che ne vuole più sapere. Ok, però vediamo come spara. 2 vedi? Adesso sì. Adesso sì che spara. E siamo tier 3. Siamo tier 3, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Questi cannoni qua non credo che non riusciremo a mettere due. No, per niente. O altrimenti come potremmo fare? Inserendo dei blocchi. Uno qui e uno qui. E dovremmo farcela. Vediamo. Qui nemmeno, quindi altri due blocchi. Uno, due. Uno qui. Uno qui per equilibrare. Siamo tier 4. Però così siamo ritornati al punto di prima che siamo molto lunghi. Testiamolo, testiamolo. O altrimenti, invece di metterli in lungo, se li mettiamo lateralmente, perché tanto comunque abbiamo le ali che sono grandi. Ok, c'è qualche piccolo bug, però. Vai un po' in avanti. Ah, perché giustamente abbiamo allungato. Adesso lo spingi in avanti, cioè spingi verso il basso quando acceleriamo. Però proviamo a vedere come va. Ok,
No, questo no. Eccolo là. Niente. Niente. Niente da fare, ragazzi. Riproviamo, riproviamo. Bam! Quindi possiamo dire che eravamo noi. Diamo il secondo colpo. Bam! Sì! Ci va, ci va, ci va. Però proviamo lateralmente, lateralmente. Tanto adesso comunque siamo tier 4. Allora, se io faccio lateralmente, però dovrei iniziare da qui a fare una cosa del genere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 qui, togliendo questo. No, non va. Forse un po' più basso. Forse è che c'è quell'altro cannone. Togliamo questo. Sì, va. Ok, quindi potremo anche togliere questi due blocchi, quest'altro due blocchi. Siamo al massimo del tier 4. Proviamo. Sempre testare, ragazzi, sempre testare prima di entrare in battaglia. O a meno che non volete andare per la cieca. Per cieca. Ok, siamo diritti. I cannoni ci sono. Ah, quando andiamo in avanti siamo spinti verso il basso. Quindi anche questi qui, i reattori, dovremmo modificarli, metterli in un'altra posizione. Sono troppo sopra. Dobbiamo posizionarli un po' più giù. Pensi che in avanti la possiamo mettere. E dietro che forse troveremo difficoltà. Però vediamo come sparano. Bam. È anche molto più equilibrato. Bam. Che quando stavamo in avanti si ribaltava. Mettendolo lateralmente, bene o male. Le aree riescono a stabilizzare, cioè così, a stabilizzare il tutto. Allora, quindi l'unico difetto adesso che ha sono questi reattori. No, niente, qua nemmeno possiamo metterli. Però qua non vanno bene, di certo non vanno bene. Uno qui sicuramente andrà bene. Uno qui sicuramente andrà bene. Poi, mi sa che comunque un paio di blocchi li dobbiamo mettere. Quindi ne mettiamo un altro qui. E altri due e li metterei dietro. No. Se lo mettiamo dietro, quelli questi qui pure pesano. Spinge un po' verso. È sotto, scusami, è un genio. Così, così dovrebbe andare. Mi è venuto un attimo un lampo di genio. Noi abbiamo anche questi qui. Se riuscissimo a metterli in cacrani. Ok. Però che tier 6? Mi ha invitato nel suo plotone. Allora, vediamo un attimo. Plotone, ciao. Il vero Zerk, certo. Oh, cacchio, che ho fatto? Certo. Sto registrando, registrando. Saluta il tubo. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, a questi disturbatori. Che mi invitano nel gruppo per... Ciao Tubo, ha salutato ragazzi. Che mi invitano per dirmi se sono il vero Zerk. Però così poi sforiamo con il tier. No, va bene così. Io direi che... Proviamo di nuovo. Giusto un altro, l'ultimo... Ma non credo che ci siano stati problemi, solo spostando i reattori.
Ok, l'unica cosa che dovremmo aspettare un po' per alzarsi. Però stavo pensando, se invece di mettere tutte e quattro che vanno in avanti, uscissimo in ogni caso a mettere qualcuno che va verso l'alto, sarebbe meglio perché riuscissimo a salire in fretta. Facciamo l'ultimo test, quelli laggiù. Bam! Per girare dall'altro lato devo fare in questo modo. Così. Esatto. Ma non c'è più nessuno. Ah, eccolo qui, ecco di qua. Scusami, non ti avevo visto. Ah, l'ho mancato. Va bene, penso che così vada più che bene. L'unica cosa che voglio modificare è questa qua. Voglio posizionare questi qua verso l'alto. Tipo così, questo così. Mi ha scritto qualche altra cosa? Non credo. Magari dopo ci facciamo una partita insieme. E allora, amici, testiamolo in battaglia. Tier 4. Ci serviranno qualcosa di tier 4 ci servirà. Allora, vediamo un attimo. Qualche stella tier 4 per prendere delle ruote. Solo queste ruote qui. Beh, questo non ci interessa. Tier 3, vabbè, non ci interessa. Tier 3, tier 4, noi abbiamo preso già la 7, non è che poi ci possa interessare più di meno. Però testiamolo in battaglia. L'unica cosa che dovrei uscire dal plotone sono altrimenti. Rimuove, no. No, non ho più nel plotone. Plotone, ah, eccoli qua. Allora, close. Levloton, ecco qui. Allora, proviamolo in battaglia. Perché se c'era un plotone e lui aveva un tier 7, andavo nelle partite tier 7. Per questo. Ci sentiamo dopo, spaccacrani. Sperando che riusciamo a giocare questa volta. Che noi ci siamo salutati nell'ultimo episodio. Che non riusciamo a entrare nel server. Però io ho chiuso il gioco, ho riavviato. Sperando che questo mi risolva il tutto. Un po' di Coca-Cola. Ah, se qualcuno sa come si fa a scrivere colorato, se per cortesia me lo scrive nei commenti. Perché mi sembra che sono un po'. Chi lo sappia è un po' geloso. Ah, lights 150 slash color uguale red. Forse con le parentesi qua, quadre. Color uguale red, ciao. No, nemmeno così va. I server non vanno. Non mi vanno i server, neanche a me. Allora, mi sa che questa volta nemmeno potremmo vedere in battaglia, potremmo testare in battaglia questo nostro nuovo robot, perché i server di Robocraft sfortunatamente non vanno. Niente. Che server free uguale 0. Ragazzi, penso che per questo episodio sia tutto. Io purtroppo vi devo salutare perché comunque i server non vanno. Vi faccio vedere di nuovo come ultima volta il nostro cecchino da sospensione, ecco, possiamo dire da sospensione, cioè perché rimane sospeso in aria. Facciamo anche un bello screenshot, magari così. E quindi, ci
Vi invito, come sempre, ad iscrivervi al canale, alla pagina Facebook, Google Plus, anche su Twitter, sto anche su Twitter, e lasciare un bel mi piace, condividere il video e vi ringrazio ancora una volta. Da Zerk è tutto, ci vediamo al prossimo video.